ha spinto che era un mio piccolo sogno, perché secondo me è una grande realtà, ha una rosa importante, e quindi sapevo sia i valori umani di tanti giocatori, ma i valori tecnici che ha questa squadra. È chiaro che se siamo in questa condizione, qualcosa è mancato, quindi dobbiamo essere bravi tutti adesso a risettare tutto e cercare di convertire tutte le nostre forze in un'unica direzione per venire fuori da prima possibile da questa situazione. Però penso che una chiamata alla Cremonese non si può rifiutare assolutamente, è una società più importante, è una delle più importanti che c'è in questa categoria. Allora, ho visto 3 volte dal vivo, 2 volte qui allo Zini, una in trasferta. L'avevo messa all'inizio del campionato come una delle pretendenti a vincere questo campionato. I problemi, è chiaro che se siamo in questa situazione ci sono stati, e se no non avevo questa fortuna di essere chiamato. Spero di risolvere i primi problemi, qualcosa ci sarà sicuramente da migliorare come tutti, però sono convinto che anche i miei colleghi hanno cercato di risolvere. Chiaramente non sempre tutti i matrimoni riescono in un determinato modo. Tu metti tanta carne al fuoco, poi molte volte ti si brucia, però io sono convinto che con l'unione di tutti si possa venire fuori da questa situazione. Allora, è chiaro che i giorni sono pochi, sono 2, quindi non devo stravolgere. Chiaramente qualcosa dovrò cercare di dargli del mio per cercare di venire fuori dalla situazione. Non si vincono le partite sicuramente con i moduli, quindi qualcosa forse ci potrà essere, ma si vincono con il gruppo, con la voglia tutti insieme di lavorare, con la grinta, con la cattiveria. E quindi cercherò di trasmettere quello che poi è nel mio DNA, cioè non accontentarsi mai, di venire qui al centro tutti i giorni, di migliorarsi, non di per timbrare il cartellino. Stravolgimenti tattici, qualcosa ho provato a cambiare, dico la verità. Poi a voi giornalisti, aspettatevi che provo per una settimana una cosa, poi la domenica ne faccio un'altra, perché penso che l'attenzione dei giocatori sia fondamentale. Qualcosa di diverso ci sarà. È una parola che tutti dicono col lavoro e quindi anch'io mi devo adeguare. Però sono convinto che prima del lavoro ci sia una parola più importante, che è la passione per la società, per la passione per i propri compagni, la passione per lo sport che facciamo, per la maglia, per cosa trasmettiamo, i valori. E quindi se noi lavoriamo ma non c'è questo, non raggiungiamo il massimo. Io credo che la passione, per chi ci paga, per chi ci viene a vedere, per chi il nostro compagno che soffre in panchina, sia più importante casomai di un lavoro. E quindi credo che sia questa, la passione trasformata in qualcosa di importante. Ecco, questo penso che sia una parola che si usa poco nel calcio perché è diventata un po' più, diciamo, commerciale, ma io sono ancora un po' attaccato ai valori antichi, credo che la passione possa portare veramente dei risultati importanti. Beh, io ho avuto per 7 anni Mazzone e quindi mi sono, diciamo, ispirato molto a lui. È chiaro che con tutti quelli che ho avuto qualcosa ho preso, però mi ispiro molto a lui per il modo come lui si poneva in campo, come trasmetteva la sua voglia di vincere anche se non eravamo i più forti. E quindi mi ispiro a lui. Poi da tutti, perché ho avuto fior di allenatori, mi viene il Trapattoni, Giorgi, Radice, Tabárez, Perez, ne ho avuti tanti, ho appreso qualcosa. Poi dopo questa, diciamo, miscela di questi grandi campioni, ho cercato di trasmettere le mie idee che avevo da allenatore in campo, perché io tutto sommato ero quasi un allenatore, e ho cercato di modellarmi sulle squadre che avevo e cercare di agevolare i giocatori per le proprie caratteristiche. Io personalmente non mi piace far vedere che io sono bravo, io devo esaltare il prodotto che la Cremonese mi dà, quindi devo esaltare le qualità dei giocatori, devo portare a casa un risultato per quello che la Cremonese mi ha preso. Quindi che devo giocare a 4 o 3, a me non mi interessa, a me personalmente, a me mi interessa portare a casa i risultati per la Cremonese. Non vedo un calcio senza tifosi. È chiaro che noi dobbiamo adeguarci alle direttive che ci dà il governo per una situazione di emergenza che anch'io
Diciamo, stando un po' lontano da Cremona, non avevo percepito quando gli è più bravi. Dobbiamo cercare di svoltare, bisogna andare a riprenderci la vita normale. Io preferirei sinceramente avere il calore dei nostri tifosi, che dobbiamo essere un blocco anche lì unico, insieme a loro, gioire, qualche volta sicuramente soffrire insieme a loro. E non c'è chi è più ne avvantaggiato o penalizzato. Io penso che il calcio sia uno spettacolo che deve vedere la gente, che deve vedere chi paga il biglietto. Quindi poi ci sono degli spettacoli un po' più belli, un po' più brutti, come cinema a livello mondiale, però io non vedo una partita di calcio senza anche insulti all'allenatore che ha sbagliato la sostituzione, e quindi penso che faccia un po' folklore questo. Mi dispiace, però dobbiamo essere intelligenti, adeguarci, rispettare le regole che il governo ci ha dato, e quindi seguirle, perché dobbiamo uscire prima possibile da questo problema che esiste nell'Italia. Però nello stesso tempo spero che prima o poi si riaprino, perché da questo problema che abbiamo dovremmo gioire almeno che il calcio porti un po' di gioia.